credo che quello che noi stiamo vivendo non è solo un fattore di restauro delle pietre, è qualcosa che riguarda i lavori in corso, che riguardano la vita personale, la vita comunitaria. A Bitonto, in Piazza Moro, la chiesa di San Francesco è tornata a splendere di una bellezza rara. L'arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci, ha idealmente definito un sentiero di luce quello a cui si è assistito, perché la chiesa, che non subiva restauri dal secondo dopoguerra, ha visto in appena 2 anni il rifacimento delle coperture laterali, delle murature perimetrali e le coperture piane del presbiterio e delle navate laterali. Da oggi si potrà apprezzare anche un soffitto più sicuro e bello e il recupero dei fregi sia intorno all'affresco interno che alla vetrata esterna. Questo è un intervento davvero importante, soprattutto per la messa in sicurezza di tutta la chiesa. Era inutile cominciare a fare piccoli lavori interni di abbellimento se prima non avessimo avuto sistemate le nostre teste. In diversi punti della chiesa pioveva e ciò che è stato fatto è un rifacimento completo delle tegole, dopodiché la sistemazione dei pannelli isolanti termici sotto le tegole e ancora il risanamento con l'antitarlo e tutte le procedure di potenziamento e di rafforzamento di tutta la struttura lignea che sorregge la controsoffitta in incannucciato. La parte più importante del lavoro è invisibile agli occhi degli osservatori, è più che altro sopra le nostre teste, però anche al di dentro si può ammirare la colorazione rifatta, riportata nel bello, e il recupero dei fregi artistici attorno alla tela che sormonta il presbiterio e attorno al finestrone d'ingresso della chiesa. Al momento è come se ci fossero 2 chiese, una superiore e una inferiore, e già ci sono progetti per come completarne il totale restauro, con particolare attenzione al coro. Questa chiesa la vedo gradualmente rifiorire. Penso alle impalcature che hanno ingabbiato questa chiesa esternamente, non permettendo di gustarne la bellezza. E adesso noi gustiamo esternamente la bellezza di questa chiesa. E adesso gradualmente cominciamo a gustare la bellezza anche interna. La volta è stata restaurata, il restauro continuerà, penso soprattutto a quello che sarà il coro un domani, che risplenderà nuovamente della sua originaria bellezza. Quello che vogliamo fare è il recupero del coro ligneo del Settecento, che va ricollocato nella sua sede naturale, nel fondo del presbiterio, era lì che stava. E naturalmente abbiamo già avviato tutte le procedure con la commissione arte sacra della Curia, che è già approvato, adesso aspettiamo l'approvazione definitiva della sovrintendenza.